got this king says to ourselves. Arriva la festa più pazza dell'anno, quella in cui gli adulti tornano un po' bambini e i bambini per qualche ora diventano principi e principesse, supereroi e personaggi di cartoni animati, ma anche mostri, pirati e animali. È il carnevale, che in Umbria ha una delle sue più belle manifestazioni nel carnevale dei bambini di Acquasparta. Per 3 domeniche, il 24, 31 gennaio e il 7 febbraio, le vie del piccolo borgo ternano ospitano la 23esima edizione che mantiene un occhio di riguardo per il divertimento dei più piccoli, ma promette di far divertire anche i grandi. Quest'anno abbiamo un carro che mascia e l'orso, dal titolo Mascia e l'orso, e le tartarughe ninja. Praticamente è un carro sdoppiato in due, però è un carro, diciamo, abbinato per i bambini più piccoli. Poi abbiamo il regno di Frozen di ghiaccio, che è un carro, diciamo, un pochettino più per i ragazzetti più adulti. E poi abbiamo la chicca delle maschere italiane, il teatro delle maschere italiane, che questo è per, diciamo, è per adulti. Il nostro carnevale venne aperto ogni domenica da una sfilata di banda folcloristica, maggiorette e, diciamo, e tutt'altro. C'è un'orchestra dal vivo su un carro da fermo che contorna questo spettacolo. Ci abbiamo dei gonfiabili per i bambini, c'è stato di tutto, diciamo, l'ingresso gratuito, perciò diciamo, venire è d'obbligo. Poi dopo sarà il pubblico a decidere se è stato uno spettacolo favorevole o meno. Di certo i volontari, una decina in totale, ci mettono tanta passione e cominciano a pensare alla preparazione dei carri allegorici fin dalla primavera, ognuno assumendo un ruolo preciso. C'è veramente in mezzo a noi, in mezzo al gruppo, quella persona che è più adattabile, che fa le parti strumentali, che fa la parte elettrica, poi c'è quello che fa la parte, diciamo, delle strutture metalliche. Poi vengono rivestite o da una rete o dai cartoni che danno la sagoma al personaggio o all'anima, a qualsiasi struttura che facciamo. Poi dopo vengono ricoperti da 10, 12, 15 mani di cartapesta che vengono spessorati per portarli a un prodotto, diciamo, terminale, che poi dopo su quel prodotto della cartapesta viene fatta un'ingessatura con scagliola, gesso e colla che gli dà quella robustezza per poterci poi intervenire con le vernici. Il carnevale di Acquasparta è anche enogastronomia. Dal 27 gennaio al 7 febbraio, ogni sera, taverna aperta con menù a base di piatti della tradizione umbra. Domenica 31 gennaio e 7 febbraio, poi, la taverna sarà aperta anche a pranzo. Il programma completo è disponibile al sito www.carnevaleacquasparta.it.